mi sembra di aver letto che tu avevi cominciato a produrlo da solo e che poi è un secondo momento che la vita è stata ed è intervenuto per aiutarti ero a Milano, vivo a Milano, avevo una scuola di Mimo, ho fondato una scuola di Mimo, volevo fare il cinema, però non avevo più soldi, non avevo la possibilità. E allora abbiamo girato il cortometraggio, quello che fanno anche oggi molti ragazzi, un medio metraggio, durava 20 minuti. E con quei 20 minuti mi sono presentato alla Vives, accompagnato da Notariani, che era mitico, Pietro Notariani, un braccio destro, assistente di Franco. E mi ricordo con Notariani, Franco e Rinaldo, all'epoca era un altro di collaboratore con Fabio Rinaldo, abbiamo guardato questo cortometraggio. Si sono divertiti, chi più chi meno, perché Rinaldo era un po' dubbioso. E Franco mi ha detto, questo è bello, mi piace, però non mi serve perché dura 20 minuti. So cosa fare, possiamo fare. E io ho detto, ma lei cosa avrebbe bisogno? Io faccio un lungometraggio di cui un'ora e mezza. E io le annuncio, questo ho detto, no? Allora lui un po' così, parlando, ma chiaramente faceva ridere perché arrivava 20 minuti, voleva allungarlo un'ora e mezza. No? Dice, ma come fa a allungarlo? Questo va bene così, ci sono le idee giuste, non può allungare questo film. E io ho detto, ma non è che allungo questo, io faccio un pezzo prima e un pezzo dopo. Allora cominciamo a capire che diceva, allora, però io non è che ho tanti soldi, io ho questa disponibilità, che erano all'epoca 100 milioni di lire, 50 mila euro di oggi, che era il costo, quello saputo dopo, di una settimana, di una troupe vera di cinema, che stavano tirando oro, e poi Franco mi aveva confessato che per lui la Bataclan era una settimana in più di oro, no? Come se oro fosse durato una settimana in più, ci ha messo dentro con il fee di 50 mila euro. E dice, ma se lei è capace di fare un prima e un dopo con 50 mila euro, risentiamoci. E io sul corso a Milano, io quei 20 minuti che avevo fatto, ne avevo fatti con 2.500 euro, avevo fatto un euro per semplificare, con 5 milioni, per cui lui mi offriva 50.000 euro, era 10 volte quello che mi era costato, no? Per cui ho detto, soldi mi bastano. Sono tornato a casa, ho scritto il prima e il dopo, tutto felice, torno a Roma e dico, guardi, per me si può fare. Si fa prima così, si fa dopo così, la parte centrale ce l'abbiamo già girata, per cui siamo a posto. Ah, dice benissimo. Allora può cominciare dal 1 gennaio. E io lì sono crollato, perché io avevo girato il mio cortometraggio in agosto. E allora, come facevo a fare il prima in inverno, il mezzo in agosto e dopo in inverno? E allora gli ho detto, scusi, ma io per i raccolti Milano fa freddo a gennaio, avrei bisogno almeno di aspettare marzo, aprile, perché marzo, aprile, come adesso, insomma, ci sono delle giornate di sole, allora riesco a fare prima e dopo con il mezzo agosto. E lui molto gentilmente, perché io Franco era una persona molto disponibile, e mi dice come vuole, però io non so se in aprile avrò ancora 50.000 euro da dare. E allora ho capito che rischiavo di perdere tutto, no?